buonasera a tutti voi. Mi stavo ammazzando, scusate. Allora, benvenuti al nostro saggio di fine anno. Oggi tocca a me, 2017. Un evento quest'anno all'aperto, siamo in questo bellissimo spazio e quindi i ragazzi sono emozionatissimi. Ma prima di iniziare voglio presentarvi subito la mia compagna di viaggio. Eccola qui, Daniela Miniucchi. Buonasera, buonasera, grazie per essere qui, grazie a Marco Colimazzi. Grazie a te. Devo dire, è un compagno ormai affiatatissimo nei nostri appuntamenti con l'Istituto Santa Maria, ma soprattutto grazie proprio a questo istituto, perché con questo appunto corso di studi, con questo liceo linguistico, forma anche i ragazzi nelle arti dello spettacolo. È quindi vero. Recitazione, e io indico Marco perché lui è il docente, ma anche appunto regia e canto. Con Daniele si nasce, con la regia a cura di Alessandro Di Filippo e tutti i ragazzi che non vedete ma ci sono, sono qui tra noi, tra voi, con noi, ovunque. E poi naturalmente io voglio fare un ringraziamento in più a Gianni Piccardo, perché Gianni quest'anno ha inaugurato un laboratorio e quello che noi vediamo qui sul palco i ragazzi lo hanno già messo in scena e già provato in questo laboratorio della scuola, in cui è stato allestito, devo dire molto sapientemente, uno studio televisivo. Non ha davvero niente da invidiare. È vero. È molto bello e quindi quando... Che, tra l'altro, abbiamo inaugurato già con delle performance, abbiamo portato anche un certo tipo di spettacolo, diciamo, di pensiero, come dire, un teatro un po' più particolare, quindi adatto anche proprio al posto. Un vero e proprio, diciamo, punto da cui i ragazzi possono capire le logiche televisive, le logiche dello spettacolo, perché è un teatro, ma potrebbe essere benissimo allestito come studio televisivo per fare delle prove effettive, sia di recitazione che di canto che di regia. A questo punto. È vero, allora, prima di iniziare con i ragazzi che sono emozionatissimi, partiamo un po' dal passato, poi non troppo passato, invitando qui sul palco un ragazzo che ha frequentato il liceo linguistico e tra l'altro è un talento già sin da piccolo, ma poi ci dirà lui quelle che cosa sono le sue performance, le sue esperienze. Alex Polidori, eccolo qui. Abbiamo il microfono per Alex, quello per cantare. Tutti, buonasera. Ce lo date per favore? Sì, no, io con l'asta. Ah, con l'asta, certo, ecco qui. Dateci anche l'altro microfono, eccolo qui. Allora, questo è per cantare, Alex. Vai, dicci qualcosa, Alex, anche perché niente, i ragazzi in qualche tutti, modo... È sempre bello tornare qui, insomma, dopo un po' di anni, rivedere facce conosciute, volti noti. E niente, intanto puoi dire che mi sto invecchiando? No, assolutamente. Sono rimasto uguale. Anzi, forse stai anche me. No, non è... è un attore. No, comunque è stato, insomma, sono stato contento di essere stato invitato qui. Da, noi da ne siamo voi, felicissimi, e... anche perché puoi testimoniare, insomma, anche dalle tue esperienze che poi questa scuola forma e comunque dà il là, no? L'incipit, sì, 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 per sì, poter, anche se è dura, sì. No? Vero? Sì, molto dura, molto dura. E però, insomma, diciamo che io ci sto provando un po' con la musica, vabbè, il doppiaggio già... Quello va da benissimo, tempo. Dai, l'ultimo lavoro che hai fatto, così loro capiscono dove va. Diciamo, adesso uscirà a luglio il nuovo film di Spider-Man, Homecoming. E doppierò Spider-Man, cioè ho già doppiato l'hai Spider-Man già fatto. Deve ancora uscire il 6 luglio, andate tutti a vederlo, mi raccomando. Ma hai fatto anche quello prima? No, gli altri Spider-Man, perché questo è un nuovo Spider-Man, ah, un nuovo quello personaggio, di zicca, sì, proprio. Un nuovo attore, quindi mi hanno scelto, insomma, certo. Una bella cosa. Senti, so che questa canzone ha avuto un sacco di successo, tante visualizzazioni, lo so. Nel mio perché, piccolo, sì. Cioè, noi andiamo a spulciare un po', quindi è una tua canzone. Sì, 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 un mio pezzo che si intitola Va tutto bene. Qualcuno so che già la conosce, quindi dovete cantare insieme a me, mi raccomando. Va bene. Allora, questa grazie. È per cantare Alex Polidori. Ora la faccio così. Vai con la mano. Sulle mie mille maschere, come ci
giovanotti ho mille sassi nelle tasche che pesano come macigni, se di grigni denti senti che restano segni, qualcosa si sta per rompere. Non è lecito sapere se dico parole vere o recito senza tremare, perché il mio mestiere è darla a bere e far sparire ogni disagio, sorridere e sembrare di essere sempre a mio agio. Si vive male, ma che alternativa c'è? Non serve piangersi addosso e rassegnarsi, bisogna vivere e non frenarsi mai, bisogna fare finta che vada sempre tutto bene, yeah, va tutto bene, yeah, va tutto bene, oh. Un distacco troppo netto che fa male dentro al petto, nel profondo, senza di te il mondo non è più tondo, no, non cancello l'abitudine dal mio cervello, il cuore su un'incudine percosso da un martello e batte forte, io spero nella sorte, si è chiuso un portone e si apriranno mille porte, ma non sono sicuro che sia poi quello che voglio, potrei trovare un muro e non riuscire ad uscire da questo foglio, indago come Conan per trovare la porta, lotto come Nainggolan per segnare in quella porta e capirò che tu sei l'unica vittoria, non resta scelta, io devo ritornare alla mia storia, nessun'altra esperienza, non ci vuole una scienza per capire che non possiamo stare senza supportarci e sopportarci tra mille intralci, ho bisogno del mio sogno, io voglio pensarci con le mani, vai! Si vive male, ma che alternativa c'è? Non serve piangersi addosso e rassegnarsi, bisogna vivere e non frenarsi mai, bisogna fare finta che vada sempre tutto bene, yeah, va tutto bene, yeah, va tutto bene, oh. Yeah, va tutto bene, yeah, va tutto bene, wow. Si vive male, ma che alternativa c'è? Non serve piangersi addosso e rassegnarsi, bisogna vivere e non frenarsi mai, bisogna fare finta che vada sempre tutto bene, yeah, va tutto bene, yeah, va tutto bene, wow. Yeah, va tutto bene, yeah, va tutto bene, wow. Insieme dai, 1, 2, 3, 4, yeah, va tutto bene, yeah, va tutto bene, wow, va tutto bene. Non ho capito, va tutto... un problemino tecnico, ma andiamo avanti. Ma certo, ma io che ti avevo detto, devi aprire la serata, perché così almeno ci hai portato... Va tutto bene, va tutto bene, va dopo naso più bene. Poi pure la parte reppata, però. Beh, mo mi chiedi troppo. Grazie Alex, grazie a tutti, grazie a tutti i professori, insomma è sempre bello rivederli, grazie alla preside, grazie al direttore, grazie a te, grazie a Alessandro Di Filippo, grazie mille, e a Daniele Sinasce, e a tutti i miei ex compagni, qualcuno è venuto a sentirmi, ma non solo a me, a tutto questo bellissimo spettacolo, e un bocca al lupo ai ragazzi. Grazie mille, grazie ad Alex Polidori.